Bonus Lovero. Buongiorno compari e benvenuti nell'episodio numero 30 del Sicily's Journey. Ma buongiorno, oggi siamo ad Ustica e adesso vi facciamo vedere come siamo arrivati qua. Modo molto artistico. Ragazzi, comunque questa qua è la casa dove stiamo soggiornando, si trova perfettamente in centro ed è davvero molto bella. Invece adesso vi esplico il tour di oggi che faremo, molto semplice. Qua abbiamo preso un bellissimo quad per due persone, 400, molto pesante da portare, se non siete molto capaci ve lo sconsigliamo. E poi qua abbiamo il bellissimo ovetto. Un cinquantino davvero molto speciale. E ci accompagneranno nel tour dell'isola. Andremo a vedere qualche caletta, andremo a vedere qualche posto particolare, tanto l'isola è abbastanza piccola. E direi che possiamo partire? Sì. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? You love to tell me what to do. Say no, I'm not like you. I don't think that you get it. Oh, ma ragazzi, siamo già arrivati con i nostri motori. Siamo in questo momento a Faro Punta Cavazzi e stiamo andando a vedere uno spot nascostissimo che si chiama Piscina Nascosta, o anche detta Piscina Naturale. I don't wanna put on a smile, everybody expects me to. So you can keep your suit and your tie, and gotta hope that it strangles you. Yeah, I do. Your price, you don't need to impress the ones you hate, that's so f***ed up. Dopo tipo un percorso molto difficile, siamo finalmente arrivati nella piscina. Una recensione su questa piscina? Fantastica ragazzi, super mega consigliata, soprattutto se a differenza di tutti quanti siete coraggiosi come me e vi tuffate. Comunque quella comunale è meglio. Facciamo tutti gli auguri ad Angelo che fa il compleanno oggi. Auguri, auguri ad Angelo. Auguri De Angeli. Ci siamo tornati nei nostri veicoli. E niente, adesso cerchiamo un posto per andare a pranzo. Adesso andiamo a mangiare, ma lo sapete dove? Nemmeno Danino. Noi. Matteo, cosa hai preso? Io una piadina cotta. E io cosa ho preso? Una piadina cruda. No. No, un panino impopato. Due panini impopati abbiamo preso. Senti, due panini tonno, che già tempo ho preso.
Ed ecco degli animali che mangiano, tipici usticesi. Oh, ma buonissima, ragazzi. Il migliore risetto. A me una bella piedina cotta. Patata non va bene. Allora, il pranzo si è concluso, stiamo tipo morendo, ma non possiamo mica fermarci, per cui ci dirigiamo verso l'eliporto. Però vediamo cosa troviamo nel mezzo alla strada, che sicuramente c'è qualcosa di interessante. Spero di darvi qualche dritta da ingegnere aerospaziale nell'eliporto. Vabbè. Ma raga, siamo arrivati! Sì! Sì! A che altitudine siamo? Allora, all'antenna di Ustica siamo a 250 metri sul livello del mare. E siamo nel punto più alto dell'isola di Ustica ed è proprio il punto migliore per raccontarvi della strage di Ustica. Ed ecco qui Wikipedia. Hey, allora ragazzi, a forza gli scherzi, siamo qui a Ustica per ricordare il 42esimo anniversario della strage di Ustica, appunto. Purtroppo le motivazioni della strage sono ancora incerte, ma tale più accreditata abbiamo una molto interessante. Che dovrebbe essere l'attacco missilistico della NATO, che lei si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato. Però ancora del tutto molto incerto. La cosa interessante è che dopo questa strage la compagnia Itavia è stata rimborsata per ben 108 milioni di euro. Solo con 20 anni di ritardo. Solo con 20 anni di ritardo. Nel 2000 non è mai troppo tardi. Ogni striscia rossa. A cosa serve una laurea in ingegneria aerospaziale? A poter spiegare che ogni striscia equivale a 5 nodi e quindi nella punta avremo un vento di 15 nodi. In e sta quant'è che vogliamo via noi? No, a 15 nodi possiamo volare. Ragazzi, abbiamo fatto il change! Stiamo andando via dall'eliporto. Peppe ha messo i ridotti, non si sa mai. Oh, guardate! Ci siamo fermati davanti a una fantastica chiesa immersa nel nulla. Però va. Back! Ragazzi, siamo appena scesi dal motorino, ci stiamo dirigendo verso gli scogli piatti. Pensiamo che sia l'unica spiaggia definibile tale ad Ustica. Abbiamo parcheggiato in questo punto molto fotografico. Allora, io sono bellamente messo all'ombra nelle scale che portano alla spiaggia, mentre Peppe e gli altri si stanno facendo un bellissimo bagno a mare, bagno della ultima ora, dato che adesso è il momento di andare a mettere il piano nei velivoli e riconsegnarli alla ditta. Ebbene ragazzi, questo è quello che succede se non mi mettete la crema solare. Comunque, dall'alto della nostra bruciatura ti dico che gli altri sono usciti Comunque sono andati fuori a prenotare il locale per te stasera. Ah, che onore, giusto? Già. Compleanno, sì, fa 35 anni.
Antipastino sgravato? Ma non ero di seppia per Matteo. Ricci di mare per me. Com'è che si chiama la tua pasta, Luigi? Che è bellissima. Spaghetti ustiginese. Più un tonno enorme. Cioè, enorme. Abbondante. Il signor Randazzo che... Tonno sloveno. Cosa? Tonno sloveno. Per 30 secondi. Granita al pistacchio per finire. Sium. E Matteo, come al solito, niente. Invece io, un sacco di roba. E arri, buongiorno. Eccoci nel secondo giorno della nostra vacanza ad Ustica. Ci siamo appena svegliati, quello è mezzo cadavere, l'altro mezzo cadavere. No, non è vero. No, non è vero. Oggi alle 9:30, sono le 9. Cosa andremo a fare? Un diving, anche detto battesimo del mare. Tutta da sub e un sacco di divertimento. Chiaramente Matteo non sa neanche dove si trova. Diciamo che questa è una di quelle cose che speriamo che non ci piaccia. Perché se dovesse piacerci potrebbe diventare una roba abbastanza costosa. Angelo, non è un bellissimo compleanno il tuo? Ah, è stato ieri. Già ma, oggi... Sì, lo so, ma questo è il regalo vero. Ah, grazie, pagato da me. Regalo real, pagato da te ovviamente. Oh, per... Ah, vero? Spiega, spiega. Allora, mi raccomando ragazzi, mai fare così per dire ok, ma solo fare così. Esatto. Perché questo significa che stai per morire e devi risalire. Non in realtà no, però sì. Comunque dobbiamo dire davvero grazie agli amici di Diving Blue che ci stanno accompagnando mano a mano su queste fantastiche esperienze, soprattutto a Francesca che ci ha spiegato tutto oggi. Chiaramente portando solo la GoPro non abbiamo potuto fare molto vlog, ma sappiate solo che Ustica è tra le migliori mete in tutto il mondo per effettuare immersioni. Gli amici di Evasioni Blue Diving ci hanno guidati nel nostro battesimo, facendoci immergere due alla volta. Per il resto facciamo parlare le immagini. Escursione finita, Matteo. Tutti soddisfatti? Soddisfatti e tristi perché proprio è finita. Dato che il personale di Evasioni Blue Diving è stato fenomenale. Rino un vulcano, davvero, fighissimo. È stata un'esperienza unica. Poi vedere tutti quei pesci che purtroppo non abbiamo potuto filmare perché eravamo alle prime armi. Quindi tenere la GoPro. Io vedevo i pesci, le stelle marine, la minchia di mare. È stata fantastica. Comunque se venite a Ustica davvero consigliatissimo, anche perché Ustica è una delle mete principali per fare questo tipo di attività. Davvero, 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 se venite qua, fatelo. Pure Angelo che era totalmente scettico, non voleva farlo. Confermo. E siete persone che lo fanno di solito, dovete venire qui a farlo perché è davvero su un altro livello. Ci siamo alla fine seduti da Gelateria Sabrina, che è lo stesso posto dove abbiamo mangiato ieri sera, che vi abbiamo fatto vedere troppo velocemente perché eravamo impegnati nei festeggiamenti del compleanno di Angelov. Auguri Angelov! Auguri Angelov di nuovo. Grazie. Mentre adesso mangiamo. Alla grandissima. Ragazzi, come ogni domenica, MotoGP. Here we go again, di nuovo Ricci di Mare, questa volta la tesi Angelo, mentre Matteo... Ustica, il paese dei Ricci di Mare. Matteo va un botto da... Aspetta, così è. Anche Luigi ci ha lasciato conquistare dai Ricci di Mare. Dalle riccioline. Madonna. Era tipo il doppio, ma...
Ormai ho quasi finito di mangiarlo, spettacolo. Spettacolo. Siccome a quanto pare il livello di ingordo è tipo esageratissimo. Ragazzi, ma il mare ti stanca. Il mare ti stanca, quindi fritto misto che non è ancora arrivato, easy. Sì, oggi è quasi. Al contrario di ieri che qualcuno ha detto che fosse scam, oggi è bellissimo. Oggi non è scam. Oggi è davvero fantastico. Madonna. No, no, ieri era lo stesso, semplicemente con il pesce in meno. Qui la situazione è degenerata malissimo. Abbiamo perso un sacco di tempo e resta l'ultima ora in questa fantastica isola. Stiamo lasciando la nostra fantastica casa che avete visto praticamente poco e niente. Ma è stata fantastica. Angelo è game over. Ragazzi, dobbiamo correre, là c'è la nostra nave. Io sto anziando. Diamo un addio ad Ustica. Addio a tutto quello che ci hai dato e a tutte le riprese che abbiamo fatto. E anche se non l'abbiamo girata tutta, questa volta ci siamo voluti totalmente soffermare sui contenuti che sono stati. Sull'esperienza, tra l'altro. Adesso entriamo nel fantastico aliscafo che ci riporterà di nuovo in Sicilia. E arrivederci. Angelo, dove andremo a festeggiare questa sera il battesimo?